crediamo che appunto sia assurdo che dopo quasi un anno dalla prima chiusura delle scuole ancora non si sia trovata una vera soluzione per rientrare soprattutto in sicurezza. Quello che vogliamo fare oggi non è un semplice sciopero, perché abbiamo elaborato noi Rete Studenti Milano un documento anche abbastanza consistente in cui appunto affrontiamo diverse tematiche che secondo noi sono necessarie da affrontare e diverse problematiche che secondo noi sono necessarie da risolvere per riaprire le scuole. Noi oggi vogliamo consegnare la fontana alla Regione Lombardia un po' come simbolo. Il nostro documento ovviamente non è rivolto solo e soltanto alla Regione Lombardia, in particolare sì, perché è stata una decisione della Regione di rimandare fino al 25, però vogliamo arrivare anche al governo e vogliamo arrivare anche al sindaco che si occupa dei trasporti, ad esempio a Milano. Il nostro documento è molto vasto, affronta diverse tematiche, quindi diciamo che andiamo a criticare anche il governo in toto e la ministra Azzolina. Anche la didattica integrata, quindi le classi divise, sono un grave problema e serve che vengano riaperte veramente delle scuole che ci tutelino. Noi l'anno l'abbiamo già un po' perso. Sicuramente quello che ci piacerebbe sarebbe non perdere ancora tempo, ancora relazioni con i nostri compagni e le nostre compagne, ancora insegnamenti, ancora lezione con i nostri professori e le nostre professoresse. Quindi il fatto che diventi zona rossa Regione Lombardia secondo noi non dovrebbe essere un deterrente all'apertura delle scuole, perché ricordiamo che in diversi paesi europei, anche con un lockdown diciamo più totale, cioè comunque le scuole sono state aperte. Quindi noi non crediamo che anche con la eventuale zona rossa le scuole debbano essere chiuse a priori e come prima cosa, perché noi ricordiamoci che le scuole sono da sempre state, dall'inizio della pandemia, la prima cosa ad essere colpita. Le politiche sono le stesse, i partiti sono gli stessi, e quindi per quanto mi riguarda no, non credo che ci possa essere un cambio effettivo, anche perché ricordiamoci che la mala gestione dell'istruzione pubblica in Italia è stata portata avanti da partiti di tutti i colori politici, e quindi no, non credo che cambi molto. Noi non chiediamo soltanto di riaprire le scuole immediatamente, ma chiediamo di riaprirle con un sistema che funzioni, chiediamo che ci sia un tracciamento, chiediamo che ci siano dei trasporti che possano veramente reggere tutti gli studenti e le studentesse che vanno a scuola, e chiediamo che sia una scuola giusta e non solo che riapra, ma che riapra in modo migliore. Però riteniamo che appunto non sia stato fatto abbastanza e che forse se ci ritroviamo qui oggi ancora fuori dalle scuole, con le scuole chiuse, evidentemente non c'è stata abbastanza volontà e la scuola non è ancora una vera priorità come non lo è stata per gli scorsi anni. Siamo in zona arancione, le vie dello shopping sono aperte e attive, la gente si riversa nei negozi e noi ogni giorno ci colleghiamo davanti a un computer. Quindi le nostre rivendicazioni le portiamo sì non solo alla ministra ma all'intero governo, perché riteniamo che ci sia da lavorare anche a tutto quello che sta intorno alla scuola, agli studenti e le studentesse.